Penso che adesso sia per tutti, sarebbe per tutti bello continuare, però ieri abbiamo vinto un pezzettino minuscolo di questa serie. È stato importante perché poi è venuto dopo la partita che abbiamo perso due giorni prima, perché abbiamo vinto fuori casa, ma adesso, se non dico che la pressione passa a noi, però adesso loro verranno qua vogliosi di fare bene. Mi sembra che anche dai loro come si dice, loro, quello che hanno detto sui giornali, sia dopo questa partita ma sia prima, leggevo che volevano arrivare a fare l'Eurolega, arrivare in finale, quindi non penso che una partita persa gli possa cambiare la loro idea. Hanno giocatori espertissimi, hanno dei giovani molto interessanti, hanno una squadra che è stata voluta e fatta così per andare più avanti possibile, per cui noi siamo contentissimi. Adesso veniamo a giocarcela qui a Brindisi, al Palapentasuglia, e questa è la cosa che ci tenevamo più di tutto. Però ripeto, non abbiamo fatto niente, signor Bucchi, buonasera, non abbiamo fatto niente, quindi partiamo da 1-1, partiamo da una bella partita fatta ieri con la testa, gli attributi. Sappiamo che le serie sono lunghissime e dobbiamo abituarci a vincere una partita alla volta. Mi è piaciuto sicuramente come siamo usciti dal momento di difficoltà del terzo quarto, quando loro hanno trovato quei due o tre canestri che gli avevano permesso di fare il break la partita prima, tipo il canestro da tre punti di Della Valle che ha tirato da 9 metri in transizione, tipo mi sembra un altro canestro di Diner o di Polonara. Lì siamo stati bravi a non buttare giù la testa, siamo stati bravi a costruirci dei tiri, siamo stati bravi a tenere sempre le mani addosso dal punto di vista tecnica loro. Abbiamo fatto due canestri in contropiede, mi sembra con due rubate, Cornu e forse Harper. Abbiamo fatto dei buoni tiri, una buona selezione, e poi mi vengono in mente veramente due o tre recuperi difensivi importantissimi, una stoppata di Mays, una di Eric, una di insieme di Cornu e Harper in contropiede su Della Valle, mi sembra. Quelle piccole cose in difesa che ci hanno permesso poi di trovare buoni tiri e di fare quei canestri che poi alla fine non abbiamo fatto nella prima partita e ci hanno portato alla sconfitta. Questo è atteggiamento che tutte le squadre dovrebbero tenere se vogliono vincere una serie di playoff, non solo Brindisi. Ma ripeto, è stata una partita fatta con la testa giusta, con le facce giuste. Quelli che avevano giocato poco la partita prima hanno dato il loro contributo. Mi riferisco magari a Harper, che ha giocato una partita, direi, di intensità, di voglia, come da tempo non faceva. Sono convinto che Marcus Demmon qui davanti al nostro pubblico verrà fuori da questo momento, no, perché la settimana e mezza che ha avuto di stop probabilmente avrà un po' arrugginito, ma so che è un ragazzo che ci tiene molto e che qui farà due ottime partite. Ma non è l'esperienza, è tutta Reggio Emilia, una squadra, come dicevo prima, che è stata costruita per fare qualcosa di subito, di concreto, ripeto. Ma non lo dico io, lo dicevano loro nei loro comunicati stampa, nelle loro interviste della prepartita da inizio anno, per cui una squadra che è una società che ha grandissime ambizioni, che ha investito molto in quest'annata e che vuole andare avanti sicuramente. Ha speso soldi, ha messo dentro, ha tolto giocatori, ha avuto anche sfortuna, per l'amor di Dio, perché ha avuto sfortuna durante l'anno, come magari abbiamo avuto noi. Quindi temo tutta la squadra, non solo qualche giocatore o l'esperienza. Logico che un giocatore come Diner, che ieri ha fatto 0-6, la prossima settimana può venire, domani può venire qua e fare 7-8, per cui non dobbiamo pensare che Reggio Emilia sia, e Diner soprattutto, o Cauchena, siano quelli di ieri, ma dobbiamo pensare che Diner sia quello che l'anno scorso ci ha fatto 7-8 la seconda gara a Sassari.
Ma sì, no, il playoff è questo, riuscire a cambiare la testa, essere sempre sul pezzo dopo una partita persa, cioè, essere pronti a trovare quei piccoli particolari, a cambiare quei piccoli particolari che magari in attacco e in difesa ci hanno obbligato a fare delle scelte sbagliate o degli errori la partita prima, la voglia comunque di continuare a giocare, di arrivare più avanti possibile che a questo gruppo. Siamo poi arrivati, penso, alla fine dell'anno con una buona tenuta fisica, un buon livello di atletismo. Mi sembra una squadra non stanca, ma che ha ancora fisicamente qualcosa da mettere in campo. Sì. So che da ieri sera c'è stato sia un aumento delle vendite della partita di domani, sia già qualcuno ha fatto prelazione per gara 4. Si cominciava stamattina alle 10. No, sapete che domani anche noi abbiamo realizzato la t-shirt dei playoff e posso dire anche la mia, mi sembra la più carina di quelle che ho visto finora, perché l'ho vista a Trento, l'ho vista non per disminuire quelle di Trento e quelle di Reggio Emilia, ma mi sembra la più carina che ho visto fino adesso. La alziamo. Vogliamo principalmente ringraziare l'Enel e il suo responsabile delle relazioni esterne, che è il dottor Angelo Di Giovine, che ci Cioè hanno che questa permesso di volta, farla. insomma, ha sostenuto realizzando le magliette che verranno consegnate, se questo lo scrivete, ci fate un favore, prima della partita, pre-esposizione del tagliando d'ingresso, che verrà smaccato ad ogni maglietta consegnata. Ma direi più la terza, perché comunque sia chi vince o chi perde si porta dietro un po' di quello che è stata la gara 2, come la seconda sulla prima. Quindi sicuramente la terza, anche perché la facciamo qui davanti. Adesso, a parte tutto quello che si dice, il pubblico, veramente si sentirà il bisogno del pubblico ieri. Io sono stato, faccio un esempio, ne parlavo forse con Nando, sono stato a Trento a vedere la prima partita loro, ed ero stato a Trento quando ero a Verona, quando Trento giocava in A2. E, logicamente non era pieno come era adesso. E il tifo che c'era, parlo di 2 anni fa, non di 20 anni fa, il tifo che c'era a Trento 2 anni fa era il tifo, io lo chiamo da pallavolo, cioè applaudivano tipo il punto della pallavolo e poi si sedevano belli tranquilli. E la prima partita i tifosi di Trento erano anche 3.000, 3.500 adesso non mi ricordo, hanno veramente dalla prima palla 2 si è sentito proprio come trasportavano la squadra, l'hanno trasportata veramente per 40 minuti. Ecco, mi piacerebbe quello, che il pubblico ci trasportasse veramente a giocare una gara 4 che eventualmente potrebbe essere decisiva. So che lo fanno spesso, ma ancora di più penso che nei playoff, dopo la prima vittoria storica di questa società in un playoff, sia importantissimo, che il pubblico, specialmente se poi cominciamo così così, o se c'è una parità, o se non cominciamo 30-7 come a Reggio Emilia, ci stia lì, ci dia una mano e ci porti veramente, ci spinga veramente a spinga la palla dentro il canestro. Quindi penso che gara 3 potrebbe essere quella che un po' più, anche dal punto di vista di testa, loro verranno qua arrabbiati, noi dobbiamo essere concentrati perché lo sappiamo che vengono qua arrabbiati. No, io spero che David faccia altri passi avanti, specialmente nel diventare un po' più playmaker. Lui adesso ha mostrato quello per cui l'abbiamo firmato, cioè un grande atletismo, la sua già buona capacità di giocare queste partite e di saper adeguare il livello della difesa a queste partite. Lui è un 90, quindi ha tanti margini ancora di miglioramento dal punto di vista di conduzione della squadra. Adesso sta facendo canestro, questa cosa che magari non faceva prima. Secondo me la differenza grossa adesso è questa con lui, che sta facendo canestro, ma il suo modo di difendere, il suo modo di stare in campo e di lottare è sempre stato questo. Penso, e l'ho detto quest'estate, che lui sia il prototipo del giocatore di basket moderno,
c'è un giocatore atletico che ha tanta voglia di migliorare, che ha uno spirito di squadra, che è un bravo ragazzo. E ripeto, spero che faccia altri miglioramenti, perché penso che lui debba fare altri miglioramenti dal punto di vista, come dico, della gestione della palla, del playmaking, ed essere più continuo dal punto di vista realizzativo, come lo sta facendo adesso. Non ho sentito quello che ha detto Alessandro, ma immagino. Ovviamente è solo 1-1, ovviamente siamo contenti di aver strappato una vittoria fuori casa su un campo tradizionalmente ostico in questa stagione dove c'era solamente una vittoria, la prima di campionato di Cremona e basta, quindi aveva una sfilza di vittorie importanti. Per cui siamo ovviamente contenti di questo, però siamo consapevoli che domani sera sarà veramente durissima, per cui oggi abbiamo allenamento, dobbiamo resettare immediatamente e pensare che domani sarà veramente una battaglia. E sarà così, sarà veramente durissima, per cui ripeto, contenti della vittoria ovviamente, ma dobbiamo già proiettarci veramente con grande determinazione sulla gara di domani. Credo che David abbia fatto una partita eccellente in gara 1 e Harper in gara 2. Harper è stato, secondo me, ieri sera straordinario, sia in attacco che in difesa. Magari perché poi fa le cose che si vedono meno, no? Magari non ti fa le bombe, i punti dell'ultimo quarto che ha fatto Pullen, che sono stati importanti, però ti fa passaggi, quindi ha fatto una partita veramente buona. È chiaro che se avessimo Denmon pre-infortunio, prima dell'infortunio, sai, è un giocatore che ci ha dato tanto. In questo momento abbiamo bisogno di recuperare Demo sicuramente. Poi è chiaro che, come hai visto, se non è in ritmo sta seduto. È rimasto a sedere parecchio. Ho finito la partita con David e con Harper, perché ovviamente io devo andare con chi mi dimostra che è più in ritmo e non me ne frega niente che sia neozelandese, americano, italiano, non me ne frega proprio niente. Chi è in ritmo gioca. Ieri sera Marcus ha fatto fatica, è chiaro che si è fermato 2 settimane, purtroppo questo l'ha un po' tolto dalla condizione migliore, da una buona condizione che aveva, perché era in buona condizione, e deve ritrovare fiducia. Se sia meglio non lo so, dobbiamo in questo momento non tanto pensare se è meglio o peggio, ma pensare a giocarla al meglio possibile. Sono altre cose che abbiamo cercato, era nel piano partita, abbiamo detto facciamo questo. Bravi ragazzi a metterli in pratica, ti devo dire che però abbiamo anche cercato delle cose diverse, ma non tanto perché Marcus o non Marcus, perché abbiamo bisogno di fare delle cose diverse per cercare di mischiare un po' le carte. Dobbiamo dare dei punti di riferimento precisi agli avversari su soluzioni di attacco in particolare che fossero sempre quelle. Abbiamo mischiato parecchio le carte, i ragazzi bravi a seguirle. Abbiamo purtroppo le nostre amnesie che si ripetono e dobbiamo cercare ancora se possibile, di limarle. L'abbiamo avuto nel terzo quarto della prima gara, un po' anche nel terzo quarto di gara 2, dove siamo andati sotto di 6-7 punti, quando invece eravamo sopra di pochi punti. Purtroppo questo è nel DNA di questa squadra, è come avere il gruppo A o il gruppo B di sangue. Questa è una squadra che c'ha nel sangue, facciamo fatica a toglierlo del tutto. Quando ricordiamo determinate cose, quando ci ricordiamo determinati concetti su cui lavoriamo, si vede nettamente. Poi c'è un momento in cui si annebbia il cervello, ma non per stanchezza, così proprio per abitudine probabilmente a stare con la testa sul pezzo, perché la fatica è qua più che altro, non è nelle gambe, no? E quindi quando poco a poco questo ci viene a mancare, facciamo fatica. Però ieri sera poi ho avuto una buona reazione, siamo riusciti a interrompere l'emorragia, non siamo riusciti a farlo invece la sera prima. Quindi ieri sera gara anche di personalità, questo mi è piaciuto, che la squadra, malgrado la partita fosse finita non bene la sera prima, ha messo in campo personalità, ha messo in campo
concentrazione e soprattutto nessuna paura, che magari poteva anche essere normale, ma bisogna riprendersi. Invece bravi ragazzi, abbiamo parlato ovviamente, abbiamo un po' analizzato la partita, visto gli errori, però direi che i ragazzi hanno reagito bene. Come dicevo, domani sera sarà durissima, lo sappiamo, perché ovviamente abbiamo di fronte una squadra molto buona e nei playoff le alternanze emotive sono molto importanti, e quindi domani sera, ripeto, sarà veramente da soffrire, perché è un giocatore di grande personalità, è un giocatore che, scusate l'espressione, ce la faccia come il culo, scusate l'espressione, che però credo che sintetizzi bene, non è molto francese, non è un francesismo, però rende l'idea, ed è un giocatore che è capace di fare per quello che ha fatto nell'ultimo quarto, quindi l'ho fatto riposare a metà del terzo insieme a James e a Mace perché la squadra non girava, però da lì in avanti secondo me invece ha avuto la personalità giusta, ha fatto le scelte giuste pur sbagliando qualche tiro. Non è importante nei playoff i tiri che sbagli, sono importanti le scelte che fai. Molte volte vince le partite non tanto perché fai più canestro degli altri, ma perché fai le scelte giuste che comunque ti danno equilibrio, quello che un po' ci è mancato in gara 1. E invece ieri sera devo dire che lui ha fatto una partita molto generosa, dove nel primo tempo ha tirato poco, nel secondo ha cominciato a tirare un po' di più, ma si è messo di più di gara 1 a servizio della squadra. Devo dire che ha fatto una partita di grande, secondo me, di personalità. Ed è normale che il tifoso magari non riesca a leggere determinate cose, no? Perché non conosce realmente il carattere di un giocatore, non conosce il lavoro della settimana, non conosce gli aspetti emotivi, non conosce la leadership di uno o dell'altro. Sono tante cose che influiscono sulle scelte nelle gare di playoff, non solamente la prestazione in sé, perché chi ha visto di voi la semifinale di Eurolega, Spagnoulis non doveva più rientrare, non doveva più giocare, ha fatto 35 minuti pessimi, però poi alla fine ha fatto i canestri della vittoria. Sai, sono giocatori che hanno talento, sono giocatori che hanno soprattutto la faccia come il culo, e quindi hanno capacità di fare quello che hanno fatto, quindi molto serenamente. E poi Dzeko, per tante cose, è un giocatore che lo so che a volte sembra indolente, lo so che a volte può sembrare che non abbia voglia, però alla fine è un ragazzo che ci tiene molto invece, però ha questo linguaggio del corpo, che in effetti ha un linguaggio del corpo particolare, in effetti così, però prenderlo o lasciare, cioè non è che, però ha anche, devo dire, tante altre qualità, insomma, no? Per cui non è certo un giocatore che ti trascina dal punto di vista dell'intensità, no? Però è un giocatore con tante altre qualità. È un giocatore che è molto particolare, però devo dire che il motivo per cui è rimasto dentro era per la personalità che comunque riesce a dare alla squadra. Non lo so, ti dico che di sicuro fa piacere giocare in casa, intanto sull'1-1. Meglio giocare in casa sull'1-1 che in casa sullo 0-2. Quindi intanto una l'abbiamo presa e poi adesso vediamo. Emotivamente sono tutte partite difficili, ti devo dire che mi aspetto da Reggio Emilia una partita molto buona, però mi aspetto da Reggio una gara molto buona, perché è una squadra che ha qualità, quindi sono convinto che possono fare una buona gara. Quindi domani sera, come dicevo prima, dobbiamo mettere veramente molta attenzione, molta grinda, perché la strada è ancora molto molto lunga per entrambe le squadre, per chiunque passi penso che sia strada ancora molto difficile in salita.